Ciao ragazzi, vi risparmio i convenevoli, vado subito al dunque. Io cerco disperatamente di portare qualità e contenuti su questa piattaforma, però mi risulta sempre molto difficile perché ho un canale calcistico e come faccio a portare contenuti calcistici se in Italia non si parla di calcio? Perché questa è la verità, in Italia noi siamo incapaci di parlare di calcio. Ieri dopo Sampdoria-Juventus, partita che io non ho visto, sono andato sul web per cercare di capire che partita fosse stata, visto che la Lazio giocherà contro la Juventus domenica in Supercoppa. Volevo capire che partita fosse stata, chi avesse giocato meglio, chi avesse meritato il risultato. Ho letto un centinaio di commenti sul web. E dopo aver letto un centinaio di commenti sul web, ancora oggi non ho capito che partita è stata. Perché ogni singolo commento che ho letto parlava di arbitraggio, ogni singolo commento conteneva la parola Rocchi. Ragazzi, la situazione è altamente imbarazzante, è altamente imbarazzante. Purtroppo è la mentalità che è sbagliata. Perché per noi italiani, squadra che vince, senza generalizzare, squadra che vince è squadra che ruba, no? Non ci sono più squadre che vincono o squadre che perdono, no. Ci sono squadre che vengono favorite e squadre che invece vengono sfavorite. Secondo la nostra mentalità estremamente malata, estremamente sbagliata, squadra che vince e squadra che ruba. Vi faccio degli esempi. La Juventus che ha vinto gli ultimi 8 scudetti, però la Juventus ha rubato. L'Inter che ha vinto il triplete, però l'Inter ha rubato la Champions League. Il Real Madrid che ha vinto 3 Champions League di fila, però il Real Madrid le ha vinte rubando. Un anno ai quarti, l'anno dopo in semifinale, l'anno dopo ancora ai quarti. La Lazio, che finalmente è tornata a vincere con continuità come non era mai successo in 16 anni di gestione allo Tito, sta per raggiungere la vetta, però lo sta facendo rubando. Non si parla più di calcio. E visto che non parliamo di altro, allora parliamo degli episodi arbitrali. Parliamo degli episodi arbitrali che sono stati contestati alla Lazio in questi ultimi 2 mesi. Iniziamo da Lazio-Atalanta. Due rigori a favore della Lazio, il primo sicuramente più dubbioso del secondo, il secondo era netto, ma il primo è rigore oppure non è rigore? Importa? Importa? Sbaglio o dopo la realizzazione del rigore da parte di Immobile l'Atalanta stava vincendo 3-1? Sbaglio, l'Atalanta stava vincendo 3-1. 3-1. E se l'Atalanta ha chiuso la partita sul 3-3 è solamente colpa dell'Atalanta. Solamente questo è parlare di calcio. Questo qui è parlare di calcio, quindi le chiacchiere stanno a zero. Fiorentina-Lazio. Il calcio di punizione, il contrasto di Lukaku con Sottil 30 secondi prima del gol del 2-1 della Lazio all'89esimo. Però ci scordiamo che nel primo tempo c'è stato un altro contrasto, un contrasto identico se non ancora più netto di Caceres su Lazzari nell'area di rigore della Fiorentina. È stato fischiato calcio di rigore? No, non è stato fischiato calcio di rigore, quindi se quello non è fallo neanche quello a centrocampo tra Lukaku e Sottil. Così, a parte che ci sono stati molti altri contrasti di quell'entità che non sono stati fischiati per tutto il corso della partita, però l'ho già detto 1 mese e mezzo fa sull'altro canale. Le chiacchiere stanno a zero anche qui. E le chiacchiere stanno a zero. Lazio-Lecce. Oh, finalmente. Lazio-Lecce. Il rigore che non è stato ripetuto, no? C'è un piccolo problema. Quel rigore era inesistente, inventato dall'arbitro. Vi riporto le parole di Luca Marelli. Luca Marelli, per chi di voi non lo sapesse, è un ex arbitro che ha aperto un blog quest'anno, oppure lo scorso anno, non mi ricordo, dove parla degli episodi arbitrali più discussi di ogni giornata, e qui ha parlato appunto di Lazio-Lecce e dice che il rigore è un evidente abbaglio di Manganiello. Aggiungo Manganiello pagato da Lotito, quindi Manganiello pagato da Lotito ha fischiato un calcio di rigore inesistente per il Lecce. E parliamo appunto del calcio di rigore. Luca Marelli dice: a mio parere il rigore andava ripetuto e la decisione assunta mi pare molto discutibile, anche se a onor del vero emerge un'evidente discrasia tra il regolamento ed il protocollo VAR.
protocollo VAR scritto dallo Tito, che peraltro è da considerare parte integrante del regolamento stesso. Spero che i termini non siano troppo difficili per voi, per molti analfabeti che stanno guardando il video, però non posso farci niente. Il paradosso? Se la Padula non avesse segnato, il rigore avrebbe dovuto essere ripetuto. Morale della favola? Il rigore non andava ripetuto. Secondo il protocollo VAR, che fa parte del regolamento e che per qualche ragione va in contrasto con il regolamento stesso. Ma che cosa c'entra lo Tito? Cosa c'entra la Lazio? Cosa c'entra la Lazio? Però le chiacchiere stanno a zero, il rigore è inesistente, inesistente. Quindi se l'arbitro avesse fatto il suo dovere, il suo lavoro fin dall'inizio, non ci sarebbero state polemiche. Cagliari-Lazio, vabbè, Cagliari-Lazio ormai l'hanno capito tutti, i 7 minuti di recupero c'erano, ne ha parlato anche Luca Marelli. Luca Marelli dice che i 7 minuti di recupero di Cagliari-Lazio ci sono tutti quanti, inclusi i 30 secondi per sostituzione di Nainggolan aggiuntivi che hanno permesso poi alla Lazio di segnare il gol del 2-1 con Caicedo. Ormai abbiamo capito che l'arbitro ha semplicemente seguito il regolamento. Qual è il problema? Il problema è che, per esempio, in Fiorentina-Inter, come dice lo stesso Luca Marelli, il regolamento non è stato seguito perché Fiorentina-Inter andava giocata per per un minuto aggiuntivo, ecco, e così non è stato. Quindi ci sono alcuni casi dove il regolamento viene seguito e altri casi dove il regolamento non viene seguito. Cagliari-Lazio è un caso dove il regolamento è stato seguito, ecco, così come è stato seguito anche in Cagliari-Sampdoria, così come è stato seguito anche in Roma-Cagliari. Una volta va bene, una volta va male, una volta vinci, un'altra volta perdi. È il calcio, ragazzi, è il calcio. Ecco cosa significa parlare di calcio. Che cosa manca? Lazio-Juventus, ok. Il rosso di Luis Felipe su Matuidi ci poteva perfettamente stare, anzi, molto probabilmente c'era. Così come c'era anche il calcio di rigore di Emre Can su Lucas Leiva nel primo tempo. Semplicissimo, semplicissimo. Poi vabbè, ci sono alcuni juventini che ancora pensano il contrario, però io insomma gli invito a seguire un altro sport. Ecco, quindi le chiacchiere stanno a zero, anche qui. Le chiacchiere stanno a zero per Lazio-Juventus, stanno a zero per Cagliari-Lazio, stanno a zero soprattutto per Lazio-Lecce e stanno a zero sia per Fiorentina-Lazio che per Lazio-Atalanta. Morale della favola? È da 2 mesi che stiamo parlando del nulla più assoluto. Stiamo parlando del nulla cosmico, mentre dovremmo parlare di calcio, stiamo parlando del nulla cosmico, mentre dovremmo parlare di un campionato bello, un campionato che ci sta facendo divertire, soprattutto a noi laziali, si sta parlando del nulla cosmico. E nonostante io vi abbia fatto vedere la realtà dei fatti, no? La verità, non cambierà nulla perché noi, e qui ci metto dentro anche me stesso, noi tendiamo a creare le nostre verità, ecco, per autoconvincerci di qualcosa che possa farci sentire bene, in poche parole. Ecco qual è il fatto. No, noi creiamo la nostra di verità, no? In questo caso la Lazio che ruba, lo Tito che paga gli arbitri, che è lo Tito che ha un'influenza nella federazione. Creiamo la nostra verità per autoconvincerci di qualcosa che possa farci sentire bene, perché noi vogliamo sentirci bene, no? E metto dentro anche me stesso, perché anch'io alcune volte lo faccio, non per il calcio, ma magari nella vita, di tutti i giorni. È così, a me dispiace moltissimo perché ha una mentalità sbagliata. Qui riporto una citazione di Christopher Nolan nel film Il Cavaliere Oscuro: o muori da eroe, o vivi tanto a lungo da diventare il cattivo. Questa è la citazione. Perché riporto questa citazione? Cosa c'entra con il calcio? C'entra nella situazione Lazio. Perché io adesso non so se la Lazio continuerà a vincere. Credo di no. Ahimè, credo di no. Però più la Lazio vince, più nemici si fa. Così come ogni altra squadra, no? È così che funziona. La Juventus è la squadra più titolata d'Italia. Ed è per questo che è la squadra in Italia che ha più nemici. Anzi, è la nemica di tutti quanti. E cosa fanno i nemici? I nemici attaccano. Ed è quello che sta succedendo alla Lazio. La Lazio viene attaccata da 1 mese e mezzo a questa parte. Perché? Perché sta vincendo. Perché sta vincendo. O muori da eroe, o smetti di vincere. O vivi tanto a lungo da diventare il cattivo, oppure continui a vincere e ti fai sempre più nemici. Questa è la verità. Che poi, tra l'altro, l'ultima volta che ricordo di aver sentito
gli altri tifosi dire che la Lazio rubava, che Lotito pagava gli arbitri, era il 2012-2013, questo è interessante. E la Lazio stava a meno 2 della Juventus prima in classifica. Che coincidenza, eh? Che coincidenza, stava quasi in vetta la Lazio. Recuperò 5 punti sulla Juventus in due partite, dopo due vittorie contro il Cagliari e contro l'Atalanta. Dopo quelle due vittorie è successo il putiferio. Il putiferio. Dopo Lazio-Cagliari per il rigore con il quale la Lazio ha vinto la partita e contro l'Atalanta per il primo gol che secondo molti era da annullare. Il putiferio. È successo il putiferio. La Lazio ruba, Lotito paga gli arbitri, Lotito ha un'influenza nella federazione. Quell'anno la Lazio arrivò a settima in classifica. Deve essere stata un'influenza davvero importante quella di Lotito, eh. O forse si è dimenticato di firmare l'assegno per gli arbitri nella seconda parte di campionato, ecco. Cioè, in Inghilterra la frase "il Liverpool ruba" non può essere tradotta. Non, in inglese non può essere tradotta. Non puoi dire Liverpool steals o Liverpool robs o Manchester City robs. No, no, quel verbo non può essere accostato a una squadra, ma così come anche nella grammatica italiana. Però noi ci abbiamo creato un significato sopra, perché non parliamo di calcio, quindi ci abbiamo creato un significato sopra, mentre gli inglesi non hanno sentito il bisogno di farlo, perché in Inghilterra si parla di calcio, raramente parlano degli arbitri. Ecco. Io, lo so io che ci vivo da 3 anni. Purtroppo, ragazzi, è la mentalità sbagliata. Ma tranquilli, la Lazio ruba. Ecco, io chiudo il video dandovi ragione. La Lazio ruba. La Lazio ruba. Lotito paga gli arbitri. Ha un'influenza incredibile nella federazione. La Lazio ruba. Con questa affermazione, voglio chiedere appunto a quelli che sono d'accordo con la mia affermazione di spiegarmi sotto nei commenti, nonostante Lotito paghi gli arbitri, come sia possibile che il rigore di Chan su Leiva non sia stato fischiato, o che il rigore di Casares su Lazzari non sia stato fischiato, oppure che sia stato fischiato un rigore del genere a Lecce, un rigore inesistente del genere a Lecce, mentre la Lazio vinceva 2-1. Ecco, vorrei che mi spiegassi tutto quanto. Potete? Grazie mille. Ciao.